Si comincia. Buonasera a tutti, sì, siamo qui in diretta da Budrio per la finale. Avete visto come. Buonasera a tutti, siamo qui da Budrio per la finale del trofeo Piazzi. Avete visto subito iniziare Giannini come aveva finito la semifinale, ovviamente con 10 punti. Si sfidano per questa finale le coppie Giannini Malagoli e Andreotti Crivellaro. Crivellaro che è appena andato a punto. Come detto, siamo in un'inquadratura un po' sfortunata, un po' vicini al biliardo, ma logisticamente non si poteva fare tanto di più. La tribuna è molto a ridosso dei biliardi. Ci scuserà Giannini, che è alto 2 metri, che ogni tanto la testa viene un po' tagliata, ma questo è quanto. Tanto bella giocata di Malagoli, che però non sortisce l'effetto sperato. Toglie sì la biglia, ma lascia. Questa non arriva nel castello, intanto Crivellaro va a punto facilmente. E adesso ha messo questa biglia un po' complicata, arriva Andreotti per fare un po' di spazio, credo debba accontentarsi solo di 2, così. SM Meccanica, lavorazioni meccaniche, telefono 051 98 40 562. SM Meccanica. 2 punti per lui. E andrà alla bocciata. Forse leggermente a sinistra, non rientra, quindi nulla di fatto. Andreotti e Crivellaro hanno, e attenzione perché sopra pallino, vedo già Giannini in posizione. Stavolta però sbaglia, e anzi forse prende un rimpallo, no, non prende il punto. È il primo nulla di fatto di Giannini tra semifinale e finale. Aveva sempre colpito almeno 2 birilli nella semifinale. Qui Malagoli abbassa il pallino, prende il punto, ma il suo calcio non è fortunato. Prende il punto Crivellaro. Il punto è rosso, la nostra prospettiva era ingannevole, qua sembrava bianco, ma non ci sono state discussioni. Ancora Crivellaro arriva in maniera assolutamente perfetta, si copre anche con l'altra biglia bianca. Non sarà facile per Malagoli, che tenta un cambio di strategia, si è autocalciato, diciamo così, ha rischiato molto. Vediamo se riuscirà a togliere quella rossa Andreotti per fare
i 6, direi che sono 4 ed è così, 10 a 6 per la coppia in biglia bianca. Altri due punti. Altro pallino invitante, ma saggiamente Giannini questa volta decide di andare a punto con la biglia bianca che poteva infastidire un'eventuale bocciata. Questa è una bella biglia, da sotto entra molto bene Malagoli e adesso può Andreotti provare a togliere la rossa di calcio, ma c'è tanta distanza, attenzione perché il colpo è interessante. Mischia un po' le carte. Direi che tenterà un dritto per dritto, direi. Colpo più logico in questo momento. Va a prendere punto, si va a coprire con il pallino per un eventuale calcio. Da capire la strategia. Andranno per togliere la biglia rossa o avvicinarsi da sotto. Consigliare dal compagno Crivellaro, vediamo cosa ne viene fuori. Colpo non è certo facile, forse un pelo scarso, vediamo se viene su. L'idea era buona, però forse un po' scarso, almeno da questa prospettiva. Rimane sul dritto per dritto invece Malagoli, che preso il punto cercherà di andare a castello con la bianca e fa un ottimo più 3, quindi 5 punti, vanno a 15 15 8, e ora la bocciata di Giannini. Ne fa 2, ne fa 10, vediamo se sale, no, quindi sono 10. Solita strage di Omarini. 25 a 8. Ora serve
qualcosa di più della normale amministrazione per Crivellaro e Andreotti. Prova un calcio non semplice, prende il punto. Tornando su, la palla sembra buona. Buona ma non perfetta, forse doveva stare un po' più dietro al pallino, però insomma stiamo sempre parlando di colpi non facili. Arriva molto bene Crivellaro qua, si piazza in mezzo. Prova il Pertugio a Goli, palla è assolutamente perfetta, va a prendere un punto. È la partita di alto livello, c'è poco da fare, siamo alla finale. Arriva da sotto Andreotti, vediamo, direi che c'è. Due punti per la biglia bianca. Andreotti va alla bocciata. Arriva un nulla di fatto. Giannini prende il punto, vediamo, qui molto bello, bravo Andreotti, non prende il punto ma va a prendersene 8 con un'ottima giocata, si avvicinano 25-18. Adesso vediamo cosa, se lo porta dietro, il colpo è sicuramente interessante, l'aveva anche dichiarato che se lo sarebbe portato dietro, quindi vale ancora di più. Una volta non perfetto qui Malagoli, un po' sfortunato perché il rimpallo non lo favorisce, adesso dovrà andare a prendere un punto difficile. E fa una magia, due punti per lui, bravissimo di tocco,
sempre importante prendersi il punto, anche se sono solo due. Stavolta Giannini non esagera, solo uno marino, 29-18. Va Andreotti alla bocciata, decisione che condivido con tutto il campo libero, due sono già arrivati, prende anche il punto, arrivano altri otto secondo me, anzi no, sì, incredibile, passa in mezzo, non particolarmente fortunato qui, non particolarmente fortunato qui Andreotti, vediamo se sembra scarsa, ai, tutta la riga, un massacro. Edil Project SRL, impresa edile, ristrutturazioni e costruzioni. Edil Project Bologna, @gmail.com. Telefono diretto 344 26 50 505. Edil Project SRL. Passa a condurre la coppia in biglia bianca. Serve tocco di Malagoli che ne prende tre, però poteva fare di più con la sua tecnica, ma pesano quegli 11 in bevuta. Tanto Crivellaro va a prendersi il punto, adesso sembra scarsa, vediamo cosa dice qua. Tentano a fare un calcio difficile, vediamo cosa succede. La sfiora appena, attenzione, succede che diventa rosso. Ai ai ai, se l'ha fatto ingolosire da un calcio da 11 punti. Ne prende solo due. Va poi a rimediare con una grande giocata, qui fa filotto totale. Attenzione perché ha preso il ritmo Andreotti, 45, prima avevo visto che mi sembrava rosso il punto, però c'era evidentemente una biglia bianca in mezzo che mi era sfuggita, aveva rischiato. Qualche problema sul collegamento live.
qualche problema sul collegamento live, ma siamo tornati in diretta. Partita che ha cambiato padrone nelle ultime due tornate con la coppia Andreotti. Con la coppia Andreotti Crivellaro, che ha avuto davvero un'accelerata, complice anche una bevuta da 11 di Giannini, che adesso ha l'occasione per rimediare. Direi che due sicuri, vediamo se poi torna per farne 10, sembra di no, solo due. Ha dato un'illusione ottica. Crivellaro va a prendere questo punto, però vediamo se insomma non so quanto voluta, credo poco, ma quel che conta è che prendono il punto e fanno due punti. Malagoglie Giannini, tanto dietro di noi una briscola molto movimentata alle nostre spalle. Ai ai ai, questa non va. Bravo qui Giannini, prenderanno eventualmente solo due punti. Vediamo cosa deciderà, se hanno una o due biglie, non le ricordo, una in buca. Proverà un calcio, direi che è la cosa più saggia, prendendo il punto. Prende male, non prende il punto tra l'altro. Alla fine prendono solo una biglia, quindi due punti per loro, 55 a 42, però possibilità di bocciata, che insomma. Non sortisce effetto questa bocciata e si mette in situazione pericolosa qui. Giannini ci pensa, poi alla fine decide di prendere il punto. Prova a bocciare, Andreotti ha rischiato, ma prende solo il punto. Personalmente farei venire giù il pallino di calcio tentando un castello, ma insomma personalmente io sono qui a fare delle chiacchiere. Sembra un po' lunga, è lunga, lo prende, tenta un passaggio, un pertugio molto molto stretto a Crivellaro, riesce molto bene, non
manda in castello la rossa, ma insomma io farei scendere quel pallino se fossi loro, perché qua si rischiano i 10. Ora bravissimo Malagoli, fa 4 punti, mette Giannini nuovamente alla bocciata. Aia, qui c'è un po' di sfortuna anche quando ci sono questi rimpalli. 61, attenzione perché siamo in zona rossa. Meritava qualcosa di meglio questo colpo di Malagoli, solo 3 punti, ma ha avuto davvero un ottimo braccio qui. Va a prendersi un punto Andreotti, senza esagerare, diciamo così. Vediamo cosa farà Malagoli, che giocatore di grande tocco. Altri 3 punti, ridendo e scherzando. Ha preso 6 punti in questo turno, ma attenzione, Andreotti. Va a vincere con una grande bocciata, quindi vince il trofeo Piazzi, la coppia Andreotti-Crivellaro.